società patriarcale per cui la donna veniva ad essere un oggetto quasi di scambio per gli accordi patrizi, per gli accordi tra le famiglie, tra le famiglie romane. Lei giganteggia in questo romanzo in Italia, però la figura centrale rimane fuori. Perché è uno storico, è un rilievo, è un intellettuale, un poeta, è uno storico. Uno storico che si permette di fare, come dire, le pulci a Cesare, ai commentari di Cesare. Dice, ma questo non ha scritto la verità. Nella guerra galica, nella guerra civile, non ha scritto tutto. Un po' lui era animato dal fatto che sia nella guerra galica che nella guerra civile, nei suoi commentari Cesare non fa mai il nome di coglione, nonostante che durante la guerra civile, dopo la battaglia di Munta, gli affini al governo della Spagna posteriore. Quindi com'è possibile che Cesare nei suoi commentari non fa il nome di coglione? E allora il romanzo inizia con un dialogo tra Orazio e Coglione. Orazio che fa lì da parte di Ottaviano, Ottavio Ottaviano come Augusto. Tanti gli dice, ma sta attento, perché qua non era una bell'aria dal punto di vista degli storici che vogliono menzionare Cesare. Perché che cosa ha fatto Ottaviano? Poi ha generato bene successivamente questa cosa. Ha riscritto praticamente i commentari, li ha elaborati, li ha segretati. E Coglione, che aveva portato all'intorno, dopo l'assassinio di un'altra parte del Cesare del Senato, era entrato nel medico di Ottaviano. E Ottaviano lo ha completamente obliterato, lo ha completamente trascurato. Allora Coglione dice, ma lo faccio vedere io commentare la cosa, lo dico io esattamente come la cosa. Quindi è un personaggio assolutamente incredibile, che io ho scoperto grazie a questo libro, per cui distruttivo. Intrigante perché riesce, allora c'è molto, tanto di vero in questo romanzo storico, c'è molto di vero simile, e c'è qualche intelligenza letteraria, qualche amore messo lì un po' così, insomma, ci sta tutto. Anche per esaltare la figura di Cecilia Verna. E dicevo, il romanzo comincia con questa esortazione di Orazio a Coglione. Coglione era andato a 16 anni a Roma, che era la famiglia Chieti, era un latino, era un mancino, con il fratello Nero, con i genitori, con il padre. Era una famiglia benestante, una famiglia, si può definire oggi, dell'alta borghesia. E Orazio gli dice, ma stai attento perché tu ti dici male se tu ti metti a riscrivere. E lui gli risponde, ma io sono già arrivato a fare istituto. È interessante perché poi le storie di Coglione sono andate perse. Sono andate perdute, probabilmente perché lo pagava la fatto sparire, da un solo fatto scomparire dalla circolazione. Però Spedoni, Plutarco, molti altri storici, prendendo spunto da un po' dalle opere di Orazio, perché Orazio nelle sue opere fa molto riferimento, a Coglione ricostruiscono come fonte principale della guerra civile, della guerra carica, proprio negli scritti di Coglione, che probabilmente loro in quel periodo avevano letto, probabilmente citato, no? Però peccato che siano andati persi questi. E poi una prima questione che sto parlando, il rapporto tra la storia e la politica, l'uso politico della storia. E Ottaviano è stato un maestro in questo. Cesare no. Cesare è come dire, nel libro la figura
sotto questo profilo mi viene fuori in maniera esemplare, è sì un dittatore, ma un dittatore che dal punto di vista culturale lascia anche la possibilità di espressione. Lui costruisce una delle più grandi tavarroni, fa costruire una delle più grandi biblioteche a Roma, dove mette di tutto, inserisce scritti a lui favorevoli, a regimici, ma anche scritti contrari. Ottaviano non fa la stessa cosa. Ottaviano instaura il controllo pubblico sulla storia, su quello che la gente deve sapere e non deve sapere. Quindi un vero censore, da questo punto di vista, anche Ottaviano che deve stare censore, perché senza che andava a censire la gente, vorrebbe censurasse le cose. E quindi pone una prima grande questione di questo romanzo, il rapporto tra l'uso pubblico della storia. E qui va dato atto a Elsa che, come dire, conosce questi meccanismi e li inserisce in questa trama molto bella, molto affascinante, molto affascinante, un libro che si legge facilmente, un libro che si legge con 3 o 4 ore, 300 pagine, non so se le gusta tranquillamente. C'è un dato, però, e l'ho anche detto, l'ho anche scritto, che non so, forse di formazione professionale, che è probabilmente di formazione professionale, cioè nel senso di insegnante, che mi danno per scontate molte cose dal punto di vista storico, no? Avere a volte, per esempio, tanto che si lavora dentro, tanto che si scontra, io sono tutto a legge Canfora, Luciano Canfora, Giulio Cesare, per sapere cosa era accaduto nella buona idea, Claudio che si traveste da donna per cercare di circuire la moglie di Cesare, che era un bello allora, eccetera. Tanto per scontate cose che poi in realtà uno ha perso nel corso della... intrigante quindi perché è anche un fatto perché attorno a un gruppo di poeti capeggiati da Capito si sviluppa un thriller perché questi poeti 5-6 no se io sono uno di quelli che cerca sempre di lasciare proprio in sospeso le cose per invogliare a leggere, no? Se non mi permettere mai, non sono c'è questo gruppo di poeti che in qualche modo molto vicini a Cesare, che uno immagina perché poi questi vengono in qualche modo uccisi durante il primo romanzo. Una immagine, ma chissà che congiura c'è, forse legata alla stessa congiura di Cassio e Bruto contro Cesare. In realtà no, in realtà alla fine poi si scopre che c'è molto dell'umano, molto di questa. Ed è bravissima a mettere insieme tutte queste questioni, così come è bravissima a descrivere la figura di Cecilia Antella, spesso volte mi sono chiesto ma questo chi è questa Cecilia Antella? In realtà poi attraverso questo libro probabilmente adesso ti dico una cosa, da queste situazioni. Ma, insomma, Cecilia Antella è un personaggio probabilmente molto forte, con una madre altrettanto forte, che è l'amante di quasi tutti i personaggi che noi incontriamo in questo romanzo, e tra i due protagonisti nasce questo amore impossibile, che si consuma anche, però che poi, insomma,
trova nella conclusione del libro un finale un po' triste, devo dire, un finale un po' così, un po' che ti lascia rilascito. Ho detto tutto di questo romanzo? No, assolutamente non ho detto pochissime cose. C'è la figura di Cicerone, la figura di Cicerone, anche questa è una figura che io poi attraverso il libro di Canfora sono riuscito anche lì a capire, no? Perché poi i miei studi, tutto sommato, non avevano approfondito più di tanto questi personaggi. Questo Cicerone è stato un Pompeo, ma nello stesso tempo corteggio Cesare. Pare che stia con Cesare, ma nello stesso tempo si sposta a Brindisi quando Pompeo scappa, fugge in Grecia per cercare di seguirlo. E poi Antonio, un'altra figura incredibile. Antonio che sta probabilmente dietro la cultura, allora Shakespeare, no? Shakespeare, l'altro Antonio, il famoso discorso l'uso del corpo pubblico di Antonio, che rovesce di Cesare, che rovesce completamente la congiura, e Antonio sta dietro questa congiura. Antonio non entra nel Senato perché è trattenuto da Pretorio, fuori, ma come può un Pretorio qualsiasi impedire ad Antonio di votare al Senato? Cioè, Cicerone, dicevo, che fa votare al Senato una risoluzione, noi abbiamo risoluzione, probabilmente si chiamava in maniera diversa, dopo la dittatura di Cesare, una risoluzione che recita testualmente che tutto il Senato avrebbe difeso con il proprio corpo, tutti i senatori avrebbero difeso con il proprio corpo la figura di Cesare. In realtà è una figura che rimane completamente isolata, isolata dai poeti che intanto sono stati uccisi, isolata da Antonio che lui ha beneficiato, beneficato, nonostante le sue pazzie, le sue fobie, la repressione, romana, ha beneficato gli stessi medelli, no? Dopo la presa di Corfino, quindi li ha lasciati completamente isolati, da solo a fronte della mattina del 15 marzo del 44, affronta, va, nonostante gli auspici contrari, va nel Senato e lì si ritrova solo in confronti di congiurati, con 23 contellati, con 23 congiurati, lo eliminano dallo scena. E c'è tutto in questo caso, c'è praticamente tutto, munitevi di un po', un minimo di pazienza, un minimo di andare a vedere alcune cose, ma no, non si può fare tranquillamente con il terrorino, però stare attento a questo dolore con Cecilia Verde, e questo ci si casca facilmente con questa cosa. E beh, insomma, io ho trovato un romanzo straordinario che mi ha arricchito, mi ha erudito, mi ha appassionato e mi ha anche, sotto qualche aspetto, devo dire, commosso. Per l'umanità che sprigiona, l'umanità che fa sprigionare alcuni personaggi che non sto più a dire, quindi leggere questo romanzo perché l'ha adesso un po' la vita. Grazie. Siccome la mamma
Covid, non solo le avversità che ma anche il Covid e tutto non ci hanno permesso questa cosa così sfortunante, diciamo, infatti vedremo tantissime robe, vedremo tante brand, e presentiamo questo libro qui, che voglio farvi vedere perché è molto bello, e perché ve lo faccio far vedere? Per un motivo molto semplice, che in questo libro si trovano delle descrizioni della Maxi, che è un cucino veramente bello, poetiche, perché sia essa che il marito amano moltissimo l'arte e amano l'arte dell'Abruzzo, e quindi in questo libro troverete, cioè si trovano le descrizioni di Santa Maria della Vita, bellissime, del lago di Fucino, della di Celano, perché questo libro appunto si tratta di Tommaso da Celano, che è biografo di Francesco d'Assisi. Quindi questo libro che è stato fatto già mi è piaciuto moltissimo e lo presentai con un grande piacere. Quest'altro, sotto certi aspetti, mi piace anche di più, però mi piacciono anche i due. Questo libro qui mi piace per tante cose, innanzitutto che per un senso un po' di anche di poesia, anche questo libro c'è sempre un piede poetico che è proprio dello stile di Elsa, che è proprio dello stile di Elsa, e mi è piaciuto tanto, lo consiglio un libro da leggere. Ma poi naturalmente questo è un libro che ha il suo valore in questo senso, che fa una cosa che faccio sempre anche io, che è quella di voler valorizzare un po' le persone che sono state dimenticate dalla storia. Io lo faccio sempre questa cosa, infatti lo fa moltissimo, sempre parlato dei miei romanzi, degli schiavi, degli interpreti, delle donne. Le donne dovevano essere in silenzio, la donna per bene era una donna di cui, qui stiamo parlando sempre di Roma, perché naturalmente qui si riferisce alla storia romana. Le donne dovevano essere delle persone che non dovevano far vivere la loro voce. Il prototipo della donna era tacita muta, che era anche la dea, potete dire la donna. Quindi sì, questo libro è importante proprio per questo fatto qua, che vuole portare alla luce e vuole parlare di una persona che è stata, diciamo, quella che ho detto prima, obliterata, io dico anche boicottata in qualche maniera. Ancora lo conoscevano, ancora un pochino dopo, qualche anno dopo, lo conosceva Seconio, lo conosceva, ne parla tantissimo per lei, Paterfolo, ne parlano alcuni grandi storici e si riferiscono a lui, qualcuno si riferisce alle sue storie, però purtroppo le sue storie sono state sicuramente boicottate. Qualcuno parla di Romi, che ha fatto un corso, qualcuno parla di Romi, comunque sicuramente ne giravano insieme a poche che avevano solo questi storici. E quindi poi pian piano sono state fatte sparire, poi i libri spariscono per tanti motivi, a Roma per gli incendi sparivano, per tanti motivi, poi ci sono state le invasioni, tutto quello che c'è stato per far sparire i libri, e sicuramente di questi ne giravano poche copie, quando ce ne stanno poche copie, poi per salvarle è difficilissimo. E comunque è chiaro che Augusto ha fatto del tutto per come Candora ha messo le mani direttamente nelle opere storiche di Cesare, che si ha depennato completamente a Sinigoglione, come dice Candora, fa questa similitudine molto bella, come nelle foto di Stalin, cioè quando in una foto la moneta faccio sparisce uno dei protagonisti. Pensiamo un po' un attimo alle teste colossali di Costantino, pensiamo agli statue colossali, a quella che si era costruita nei Rumi di fronte alla Mossaure, la statua enorme insomma, sua e delle vesti di Apollo. Quindi in pratica la comunicazione nel mondo antico si serviva dell'arte e della letteratura e della poesia. Ecco, queste erano le cose che poi la politica da un
cinema, si sente di tantissime cose, della televisione, di tutti questi altri. Ma è chiaro che l'università era molto importante per la letteratura. La letteratura non andava a tutti, la letteratura andava chiaramente a diversi ambienti, anche se i romani erano alfabetizzati di molto, però la letteratura è chiaro che i libri, il problema è che i libri erano costosi, perché i libri bisognava scriverli a mano, ancora non era arrivato l'internet, i libri si scrivevano a mano e quindi c'erano pochissimi e naturalmente il libro era estremamente costoso, quindi il libro si voleva permettere qualcuno. Ecco, Stefano ha già detto tutto quanto di Asino Coglione, quindi non è che posso metterti qui a ripetere. Ma no, giustamente ha detto, sei stato molto completo, ha detto tutto quanto, quindi non. Ma no, non l'ho detto, cosa più importante, scusate di dire. Le frasi più celebri di Cenci. Sono di Asino Coglione, come ha dato Dracula. Questo poi queste cose qui qua sono state tramandate da storici. Queste sono cose importanti. Cioè loro lo conoscevano, ma chiaramente poi la pace di Augusto ha fatto piazza unita, perché lui ha detto chiaramente Cesare. Cesare aveva un comportamento diverso. Cesare, diciamo, si è fatto ammazzare. Augusto non si è fatto ammazzare, si è protetto. Si è protetto benissimo. Augusto è morto di morte naturale tra le braccia della sua amatissima moglie. Quindi in pratica Augusto si è protetto tanto e anche si è protetto con le guardie. Si è fatto la casa lontana, ben protetta sul paladino. Augusto che cosa ha fatto per la famiglia? Ha deciso di fondare il principato e poi che sarebbe diventato l'impero e quindi ha assunto un comportamento del tutto diverso che comunque era approvato perché i romani non ce la facevano più con le guerre civili. Così era una guerra civile, era la cosa più brutta che possa esistere. In una guerra civile la gente ammazza il proprio vicino, lo pugnala gli ha rubato mezzo metro di terreno, insomma, si approfitta poi delle guerre civili per fare qualunque cosa, per portare a casa qualunque cultura tra vicini, tra parenti, e quindi la gente non voleva più la guerra civile e ha approvato Augusto e ha approvato anche i suoi metodi. Lui diceva, facendo quello che ha fatto anche togliendo in mezzo l'opera di Asino Coglione, che lui stava portando la pace. Stava portando la pace in tutti questi ambienti di Roma. Era la pace di Augusto, celebrata anche di Lara, famosissima, come dicevamo che questi governi si servivano di tutto, di queste forme di comunicazione che erano appunto la letteratura, la poesia, la città. C'è una cosa per dire a Asino Coglione che si è andato a dimenticare, cioè che Asino Coglione ha fondato la biblioteca a Roma e è stato lui quello che ha inventato le presentazioni di libri, che poi sono diventate una grande piaga dell'umanità. Non so perché parte. Devo venire a ascoltare il Allora, lui ha ci mettiamo io e Elsa che facciamo le prime.
posteriori, allora abbiamo fatto bene a parlarne, è stato bene a scrivere questo libro e noi ce lo leggiamo molto volentieri. Io lo consiglio a tutti. Dove però lui rimarca più volte l'importanza di Asimov.
francese al tappeto. E poi era davanti a 16 anni il protagonista di un caso di Catone, che è una situazione unica. Qual è il personaggio è famoso e colpisce l'immaginario dei contemporanei, la cultura di poeta come Catone, quando era ancora adolescente? No? Quindi doveva essere un personaggio straordinario, amico protettore di Virgilio, amico di Filippo, che è un capo anche di Marzio. E tutti quelli che gli dedicano, Bodi, Erode, quindi, cioè, io credo che nessun personaggio abbia avuto tanto successo, quindi aveva molti amici e aveva molti amici, tra cui uno, oltre a Cicero, come va per anche altri, uno che è purtroppo poverissimo, che era italiano, poi Augusto, che era qua, in ogni modo, voglio l'attacco, come diceva, non ha distrutto completamente l'opera, perché un secolo e mezzo dopo Svetonio, Chiara, Zacco, Cassolione leggevano come qualche cosa. Però evidentemente erano rimasti così poveri che non sono stati superati. Ed era una storia di 17 libri. 17 libri che però comprendevano 30 anni di storia, solo 30 anni, doveva essere anche molto grandina. Una storia che iniziava dal primo libro. Orazio nella sua famosa ode dedicata a Polline, naturalmente Orazio in questo momento inquadra Polline dall'affrontare un argomento così pericoloso come la nostra carriera di Rossani Cava. Quindi un personaggio che mi sembra davvero meritevole di attenzione. E poi perché un romanzo e un saggio? Come nel caso di Tommaso da Celano, io ho sempre scritto fino a 4 anni fa solo saggi e all'improvviso mi è venuta questa passione, questo desiderio, questa voglia di scrivere romanzi, perché credo, e la deformazione professionale purtroppo è molto attiva in mio, credo che leggere la storia in maniera romanzata sia più, come dire, piacevole, appetibile, per tornare alla famosa metafora del poeta Lucrezio, no? Quando diceva che per dare al bambino una medicina amara è utile cospargere gli ogni così di piacere e di miele, che poi è un'immagine presa anche da Torquato Tasso, no? All'inizio della Gerusalemme liberata, perché magari la storia potrebbe essere ostica, romanzata, ma romanzata per tutti, vuol dire che, perlomeno nella mia concezione, quindi inventato, a parte qualche amore, ma poi neanche tanti, quello centrale è immaginato. Ma gli altri sono storici di quelli, perché potrebbe sembrare strano, ma le situazioni più scabrose che troverete in questo romanzo sono le altre. Cioè, quelle inventate sono le più invece, come dire, tra virgolette, che potremmo trovare un po' umane, proprio perché la realtà tante volte è super immaginata. Quindi, ecco, credo che romanzare la storia possa essere utile anche ai giovani per trovare più interessante, in un certo senso, che i periodi storici che altrimenti potrebbero così sentire molto lontani, distaccati. Perché? Perché, come diceva Manzoni, lo scrittore, anzi che parlava del poeta, dovrebbe riempire i vuoti della documentazione. La documentazione, naturalmente, ho dovuto studiare molto per scrivere questo libro, ho dovuto documentarmi tantissimo, infatti il mio PC è pieno di cartelle con le cronologie, con le biografie di personaggi per cercare di intersecarle, di intrecciarle in modo verosimile e possibile, anche vero, perché è verosimile, è inventato il più possibile, ma è anche vero che poi però le emozioni, i sentimenti, le parole. Mi è stato detto che questo libro, per esempio, ha molti dialoghi. Ha molti dialoghi perché credo che attraverso il dialogo la psicologia, il carattere e i personaggi possano. E ma tu lo scrivete anche quindi ci sei dai. Forse sì. Volevo che magari una palla se leggesse una pagina anche per così per cercare di far capire anche lo sforzo che ho fatto e che sono felice che si sia notato, di rendere questi argomenti diciamo abbastanza fluidi, nel senso usando un linguaggio diciamo
come dire, abbocciabile anche da autore. Non vuoi scrivere un romanzo che è unito. Ho una voce, credo, abbastanza potente, se volete posso anche farmi vedere, poi mi dite il volo. Ma fatta scusa, leggerai adesso quello di Cecilia? Sì, sì. Allora, comunque, sì. La pagina che leggerà è la prima parte del romanzo che riguarda la giovinezza di Cecilia Mattei, che ha 17 anni. Entrò nel noto ambiente dalle pareti dipinte a fasce sovrapposte di motivi geometrici, sul rosso e sul giallo. Trovò la madre ad attenderla, seduta sul seggio che era stato del padre. Lei prese posto su uno sgabello, tra un tavolo, a marcare una distanza, a sottolineare l'ufficialità della convocazione. Con un'occhiata Claudia licenziò le ancelle e restarono sole. La faccenda si faceva sottilmente inquietante e Cecilia sentì accelerare il battito del cuore. La questione venne presa da lontano. Ho voluto incontrarti qui affinché fosse presente anche lui con noi. Sono sicura che i suoi mani stanno assistendo al nostro colloquio. Cecilia era disorientata. Sua madre non era mai stata particolarmente devota alle anime dei defunti di famiglia. Notò lo sguardo sfuggente, il tremito nervoso delle mani sul tavolo, la postura incontrollata e l'ansia si accrebbe. Claudia aveva modi sempre diretti e spontanei. Non l'aveva mai vista così a disagio, neanche durante il processo a Rufo. Non replicò e attese. Un anno prima che morisse, durante il suo consolato, avevo una discussione a proposito del tuo destino. Il mio destino? Precisamente, hai 17 anni ormai. Ti sarei chiesta qualche volta se esistano progetti per te e il tuo futuro. Non ne abbiamo mai parlato. Le parve che la stanza iniziasse a girare intorno. Meno male che seppur scomodamente era seduta. Non riusciva a spiccicare parola. Claudia proseguì. Non so se rammenti il Publio Lentulo Spinter, l'amico di tuo padre. È venuto diverse volte qui nella nostra domus. Si intrattenevano in questa sala a parlare di politica e affari. A Cecilia apparve l'immagine sfocata di un uomo massiccio, i capelli grigi e l'aria severa, che rinvì a poco. A quel tempo strinsero un accordo, non mi venne informata che a cose fatte. Provai a ribellarmi, ma fu irremovibile. Ne andava del suo onore. Non avrebbe potuto trovare una sistemazione migliore secondo lui. Vedendo le lacrime spuntare dagli occhi della figlia, si affrettò a precisare. Non spaventarti, sei stata promessa al figlio, non al padre. Stiamo parlando di Publio Cornelio Lentulo Spinter Junior. Per Cecilia non è che cambiasse molto, si trattava comunque di uno sconosciuto, ma sentire che non sarebbe stato un vecchio le diede comunque qualche sollievo. Devi avere presto poco la tua età, forse uno o due anni in più, perciò abbiamo aspettato. Se si fosse trattato del serio, non saresti andata sposa già allora a 12 anni. Tranquilli, almeno si era venuta l'adolescenza. Ha preso la toga virile 2 anni fa durante il consolato del padre. Cecilia ricordò la parola. Non ricordo di averlo mai conosciuto. Vedrai che quando ci sarà la presentazione in famiglia lo rammenterai, eh? È un bel ragazzo. Immagino che se anche fosse di aspetto turpe non avrei nessuna possibilità di oppormi. Claudia sospirò.
È un accordo sottoscritto dai padri e giuridicamente valido. Per aspettare un'età rigorosa per lo sposo, le nozze sono previste tra 2 anni allo scadere del suo 21esimo. Sapere che la catastrofe non era imminente le richiede almeno un minimo di fiducia. In 2 anni ne possono accadere di cose. Quando si approccia ad un studio di carattere anche territoriale, come quello che ha detto, per la scrittura del libro, aumenta anche poi la maglia di vedere una cosa effettivamente ha un potenziale induttore espresso? Sicuramente, però è un sentimento un po' ambivalente, nel senso che c'è questo drammatico, ma in un certo senso è anche rendersi conto che ha tante potenzialità inespresse e ancora da esplorare. Per quanto riguarda, io non penso di dire la verità al comunismo, ma proprio alle energie che questa terra possiede e anche che la valorizzazione, ma a livello non soltanto appunto di economico, ma la valorizzazione culturale, anche il fatto che questa tendenza adesso a emigrare da parte dei giovani possa avere un'inversione, se ci rendiamo conto che c'è ancora tanto da fare, tanto da conoscere e da promuovere, così come nel romanzo precedente ho descritto degli aspetti dei paesaggi della Massica, e per farlo ho dovuto anche in quel caso documentarmi a studiare perché è una terra che non conosco. Qui mi sono mossa per quanto riguarda la maggior parte del romanzo che mi dava a Roma, però ci sono 2 viaggi di Gaio Sinfoglione nella sua città di origine a Teate. Sono viaggi proprio come quelli di Tommaso a Cortona nel primo romanzo, che io ho immaginato, ma che sono più che verosimili, sono sicuramente avvenuti. Sicuramente la Sinfoglione era un portoghese, era giunto bambino o nella prima adolescenza a Roma con la famiglia, ma suo nonno Massimo Evo, che era stato comandante di una ucciso da Silla nel primo anno della guerra sociale, quindi sicuramente in famiglia aveva ispirato queste storie. Poi naturalmente c'era stata la pace, gli italici avevano avuto la cittadinanza nonostante la sconfitta da parte dei romani e si erano in un certo senso uniti a assimilare la comunità, la comunità romana, per cui c'era stata questa integrazione, ma molto sicuramente questa consapevolezza delle proprie origini era molto forte. Si sa ad esempio che il figlio di Asino Corrione, Sino Gallo, dopo Teate, anche dell'acquedotto, se non mi sbaglio, quindi, ed era il figlio di Asino Corrione, un ragazzo che era nato a Roma e che era Roma, diciamo, un immigrato di seconda generazione, come diciamo noi oggi. Invece per Corrione e per suo fratello l'origine era ancora molto sentita, tant'è che Carme, il numero 12, il capitolo che apre il romanzo, scritto quando appunto aveva 16 anni, questo Carme inizia con tenute o marroncine a Sinino, cioè a Sinino marroncino, chiamato proprio marroncino. Lì quello si rivolge al fratello maggiore di Corrione, proverato per degli scherzi gradevoli che era sotto fare, però a un certo punto dice: prendi esempio da tuo fratello che è un puero, perché aveva appunto 16 anni, era ancora nella puerizia, e un puero mai invece così raffinato, elegante, educato, non farebbe mai questi scherzi cafoni con lui. Ma lo chiama Marroncino, che sarebbe come dire appunto, buino, cafone, no? Con questo che dite Marroncino. E questo mi aveva molto colpito, no? Quando avevo letto per prima volta questo carattere. Quindi ho descritto Teate, che poi è la mia città, e scrivevo paesaggi invece a me molto, ma anche in questo caso ho fatto l'invento di far conoscere queste
queste immagini, far conoscere questa città, l'hanno cadeate ai vecchi, per i malati. Ecco, è anche un po' raccontato in generale il viaggio lungo la via Valeria, da Roma a Pescara, no? A Ostia Terni, no? Alla foce della Terni, della Terni Pescara, anche io ho cercato di descrivere i paesaggi, un po' come quando raccontavo il viaggio al Cevallo. Qui c'è un passaggio nella Marsia. Sì, certo, perché si passa anche attraverso la Marsia, anche se in questo caso così mi sfugge. C'è nel libro di Eberto un aspetto che per me è tuttora dominante, sia l'aspetto psicologico connesso ai personaggi descritti tra le pagine. Hai in qualche maniera provato a metterti nei panni di coloro che poi ti hanno riportato? E se sì, questo ha anche un po' cambiato nella tua idea originale del romanzo? Devo dire che questo mi capita sempre, i personaggi. Cioè, è una sensazione che prima di scrivere per Francesco Collina la notte, quando senti qualche scrittore, no, che parlava di questo essere quasi invasati, no, dei propri personaggi, medesimarsi, fino a, addirittura al momento in cui il personaggio prende la mano e comincia a condurre, no, il gioco, che veniva verso, perché non credevo che fosse possibile. E mi sono dovuta credere, perché è una sensazione che non tanto. Non con la biografia che è più saggio, l'atteggiamento più distaccato, anche se anche in quel caso Giuseppe De Moretti, con la sua storia tratta, non l'aveva conosciuto, ma nel caso di romanzi, capita proprio che un personaggio, che magari all'inizio posso aver immaginato un personaggio secondario, invece cresca nel corso della narrazione fino a diventare quasi preponderante. Allora che è successo con Frate Lidia? Stavolta è successo con Cecilia Medelli, che all'inizio, così, siccome mi piaceva trovare un personaggio femminile che fosse altrettanto interessante, no? E ho scoperto questa donna che, come il caso di Angola, nel primo romanzo, un dono venuto, non so da dove, un dono della fortuna, perché era un personaggio storico, figlia della celeberrima Gloria, che sarebbe la lesbica, no? Ma al contrario di sua madre, quasi sconosciuta però qualcosa che lui sapeva, ed era i nomi, ad esempio, dei suoi amanti. Quando Stefano prima diceva che ero diventato un po' di amori, devo dire che l'unico amore che ho inventato è quello principale, perché una relazione amorosa tra Cecilia Medella e la Sinfonione non è documentata, però conoscendo le loro personalità, l'epoca, l'ambiente e tutt'altro che dico così, che potrebbe essere veramente accaduto. Tutti gli altri amori che attribuisco a Cecilia invece sono tutti veri, gli altri sono tutti documentati. Io però ho cercato di immaginarmi, di immedesimarmi in me per capire per quale motivo una ragazza di un'altra società, una famiglia, sposata sì, con un matrimonio diciamo di interesse, però abbia diciamo, sentito la necessità di passare attraverso delle situazioni. E ho cercato in questo caso di medesimarmi in lei, anche in questo rapporto tra gli altri, con la Sinfonione, lo sappiamo se in realtà c'è stato, però tutti gli altri sono dei personaggi tutti a loro modo particolari e interessanti. E parlo in particolare di Cicida e di Dolore. Quest'ultimo poi è un altro personaggio che è nato come un buon nome e che poi piano piano è cresciuto sotto le dita, non è che della penna, è diventato una figura decisiva ed è doveva essere veramente un personaggio straordinario, anche lui, tutti i personaggi straordinari, devo dire, quello in epoca si concentrava in maniera davvero. Se magari mi abitate si fa l'ultima lettura, magari se ci sono delle domande. Sì, e allora adesso invece vincerà
abbiamo pensato di leggere una pagina in cui il punto di vista è Cecilia come invece il quel punto di vista è di Cassino Pollone, che è il procinto di partire per una delle sue campagne. Perché poi, un'ultima cosa, un altro motivo per cui mi è sembrato straordinario di Pollone, è stato sottolineato prima da Stefano, per il fatto che proprio come Cesare è una, un personaggio straordinario, come buono di cultura, come intellettuale, come scrittore, poeta e condottiero, che a me è sempre sembrato una qualità straordinaria, eccezionale, sono di uomini eccezionali, perché altrimenti altri o sono come Cicerone, grandi intellettuali, che però avevano la pena cavalcare e avevano onore del sangue, oppure sono dei grandissimi generali, come anche lo stesso Marco Antonio, Napoleone, eccetera, ma come scrittori non vanno niente. Ecco, privilegiato in entrambi i campi, io lo trovavo, cioè, Asino Pollone con Cesare in un certo senso. Erano partiti in quella chiara mattina di aprile, ognuno sul proprio cavallo preferito, e ancora una volta era uno spettacolo vedere le legioni in marcia, compatte, con il seguito di mule e cavalli, con le salterie e i bagagli. Pollone si era ritrovato con i suoi amici, Munazio e Duilio, uno serio e concentrato, l'altro eccitato come un ragazzo. Curione cavalcava più avanti accanto alle prime corti. Erano diretti verso sud, verso quella Sicilia che non conosceva, ricca di campi verdosi e ameni. Incontro a Catone, al povero, solito Catone, con le sue rigidità fuori tempo che lo rendevano una preda facile, ne era convinto. Non ce lo vedeva proprio a comandare una legione, a prendere decisioni fulminee e a eseguirle con freddezza. Non ce lo vedeva. Ma magari si sbagliava. È sempre così difficile giudicare gli uomini e le donne. Rischiò di perdersi nuovamente nel pensiero di Cecilia, delle sue ultime rivelazioni sulle insidie che subiva e forse la tentavano. Dolabella era pericoloso, aveva ragione a tenerlo. Ma adesso aveva una missione da compiere e si sentiva fiero della fiducia accordata da Cesare. A questo doveva pensare e basta. Era fiducioso. Presto sarebbero iniziate le fatiche, la paura che contrae le viscere, le privazioni, e il pensiero della donna sarebbe schiarito. Almeno da quello si sarebbe liberato. Non era sopportabile il senso di mancanza che gli aveva lasciato dentro. Compativa lei, costretta a restare tra le mura di una città troppo grande, tra le pareti di stanze sacre di tensioni e rancori pronti ad esplodere. Ma era forte Cecilia Metella e avrebbe vinto la sua battaglia. Per nome, sono onorata della loro amicizia e davvero per
lavoratori, perché da quel momento i lettori potranno trarne fuori magari degli aspetti che noi non avevamo neanche pensato di metterci dentro. Quindi anche io da loro stasera ho davvero imparato tanto, e avrò anche da riflettere su quello che ho scritto, sui significati che ho voluto attribuire. E poi ringrazio naturalmente Federico Falcone, perché senza di lui questa presentazione non si sarebbe fatta. Grazie anche ad Antonella, insomma, grazie a voi che siete qui stasera, nonostante il clima infausto.